siamo sul Pullman e oggi li portiamo con voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Papà e Viola stanno a un sedile avanti. E noi stiamo al sedile indietro, stiamo con la navetta perché non si può salire con la macchina. E ha nevicato. Che bello. Ciao. Saluta mamma. Ciao. A dopo. Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Salutate. Ciao. Saluta Viola. Ciao. Saluta, noi già abbiamo salutato, Valentì? Allora, oggi siamo venuti al castello di Frontone a fare una passeggiata tra i mercatini di Natale che si trovano proprio all'interno del castello. E con la scusa vi facciamo vedere un po' questo posto che è veramente carino, una chicca delle Marche, vicino al Monte Catria, che è alto 1700 metri. Un migliaio. Adesso vi facciamo vedere un po' il panorama con la neve, eh? Aspettate. Ecco qui, questo è il pullman che ci ha portato su e guardate le montagne innevate. Sì, ma non sulle montagne, perché pure per strada un po' di neve ancora è rimasta sui campi. Andiamo giù papà, guardate che bello. Questo paesino è veramente piccolo. Quanti abitanti conta Frontone? Oggi sì, un migliaio? Mille, però qua al castello sono pochi. Guardate che belle casette. Ok. Guardate che spettacolo ragazzi. Che c'è lì? Bello eh? Guardate che spettacolo. Quello con la croce è il Catria. Dove sta la croce? Ah eccolo lassù, quello lassù è il Catria. Mo se riesco. Fai quanti? Quello più a destra invece è l'Acuto. Allora questo è il Catria. Quello più a destra è l'Acuto? Ah, vedete c'è pure la nuvoletta sopra. Vi faccio vedere. Sì, quello è Frontone. Penso che se si vede qualcosa, perché io me do un cavolo. Allora. Eccomi, eccomi. Piano, eh. Guardate che belli culetti del mio amore con i miei bambini. Oggi è una giornata decente ragazzi, quindi si può fare una bella passeggiata, c'è il sole, non fa neanche tanto freddo, non c'è vento. Ma dove sta? Ah, andiamo a vedere il panorama, va. No, sì, io ci sono venuta a miliardo di volte, penso. Con te però no, del giorno non ci siamo mai venuti. Questo è tipo il pincio delle Marche. Questo è il pincio delle Marche. Guardate che bello. Vedete i bambini? Che spettacolo. Ma come fate a vivere a Roma, a Milano, a Firenze, a Torino e non godervi sto spettacolo? Si sta meglio in campagna, in montagna. Dov'è il cimitero? Ah, c'è il cimitero? Vabbè, oh, pace all'anima loro. Ma che c'è messo, no? Oh, guarda che qui c'è una piscina congelata? Sì. Vale, saluta. Dici? L'altra volta, Valentì? Oh, ma è bella la casa gialla, però. Amo? Per mangiare, dici? Non lo so, tocca vedere se tocca prenotare. Era qua se muti mio fratello, no? Buongiorno. Che bisogna prenotare per mangiare? Bisogna prenotare per pranzo? Ah, dobbiamo chiedere dentro, ok. Vai a chiedere, no? Ma va a chiedere, devo. Ma che è la terra, qui sono i ragazzini?
Allora, abbiamo prenotato il ristorante, ragazzi, e guardate che bello l'addobbo di questa casa. Siamo arrivati in tempo era l'ultimo posto. Eh sì. Bello, eh? Che carino. Guardate che forza. Sono pacchi di Natale. I fiori? Eh sì. Adesso che carino. Questo paesino è veramente bello, ragazzi. Se non siete di qua, non l'avete mai visto, comunque state in gita da ste parti, passateci. È veramente bello. Mai quanto bello il mio amore. Scemo. Ci sono proprio le casine tipiche, cioè quelle dei paesetti, guardate che bello. Gli è caduto. Catastrofe. Guardate che carini questi addobbetti. Che devo comprare? L'attac. L'alberello spennacchiato con tre fiocchi. Oh, ma si sta congelando la mano, ma non mi posso mettere il guanto. Dai, facciamo il giro, poi così sbuchiamo lì al castello. Guarda che bel campanile. Questo è il pincetto. Ah, quello era il pincio, questo è il pincetto. Attenzione che qua si scivola. Guardate che carino sto carretto. Questa è un'altra vista panoramica. Qui siamo alti 585 metri, amore. 585 metri. Bello, eh? Qua sotto che c'è? La casa. La casa di qualcuno? Ma c'è un'altra strada qua sotto, eh? Bello, mi piace. Comunque oggi a pranzo cresce, eh? Salumi e formaggi, cioè un pranzetto leggero e senza grassi saturi soprattutto. Una casetta leggera, amore. Vabbè, ma questo freddo bruci, eh? Vinello rosso? Vinello rosso! È una taverna? Eh? Vabbè, andiamo sul sicuro, poi era l'ultimo posto. Quello è il casareccio proprio, sta a casa loro praticamente a mangiare. Guardate che belle queste finestrelle! Ma no, ma come si fa? Come si fa? Guardate che carino qua sopra! E mi dispiace che non potete sentire l'odore dei camini. Le luci che sono spente? No, ah, queste sono spente, è vero. Vedi? Che basso che passa gente, guardate che bei stivaletti che c'ho. Devo passare, ah beh, faccio vedere questo intanto. Belle scarpe nuove del mio amore. Ok. Oddio che freddo, ragazzi. Qua dentro si incanala l'aria gelida proprio. Ma c'è una... vediamo un po' se c'è la messa tante volte. Ma sai che... oh, guardate che bello. Non mi posso vedere tutto, sta passando gente, però insomma, qualcosa avete visto. Questa c'è una croce, nena, questa forse è la chiesa vecchia, amore. Ah, ma qui stanno già a fare i bancarelli. Ma che sei matto? Qui è bellissimo d'estate, la sera, che qui alla piazzetta, adesso vi farò vedere, c'è questo bar gelateria e si viene a mangiare di solito il gelato, buonissimo, però anche d'estate qui fa freddo la sera. Vero amore? Quindi, spargono il sale. Mamma mia, ti taglia la faccia sto freddo. Un altro panorama. Guardate la neve.
con le nostre impronte. No, qui è pericoloso, ragazzi. Non ve può mettere sulla balaustra. Qui di solito fanno delle mostre, vero? Ci siamo venuti una volta. Vedete qui com'è efficiente? Qui il sale si sparge, no come a Roma che non si sparge mai. Non ce l'hanno, è vero. Non sono preparati. Altro panorama. Adesso ci chiameranno tutti i romani. Oppela, mannaggia, non ho ripreso. Mio figlio si stava addobbando. L'alberello del... Da mamma, no. L'alberello del cerchietto di mia figlia si rompe ogni 3x2. Perché mamma ne ha accoppiato l'attac. Chiari, dai, piano piano. Eh no, secondo me non inizia lì, me sa. Ci proviamo. Ah, questo è il castello. È una parte del castello. Se mi vedete scivolare, non ridete, eh. No, qui a mo non ce la faccio io. Tu ce la fai? Qui è ghiacciato, ragazzi, è pericoloso. Fate mareggio al muro, va. Questi sono muri storici poi, eh. Non sono muretti così. Non è che mareggo a un muro per caso. Qui comincia. Quello che avevi, sei un po' di vimbruleo. Eh sì. Eh? Qui che c'hanno? Ah, qui hanno l'aloe. Guardate che carini. Lì c'è un bar molto trendy che fa musica dal vivo e un sacco di cocktail buonissimi. All'aperto o al chiuso, dipende. Un altro alberello addobbato. Oh, ma aspettate! Qua c'è acqua e birra. Qui c'è il tartufo. Si è coagulato, l'olio? Te credo, questo freddo. Ma poi tocchiamo? E non toccate. Che carino questo. Tutte candeline. Buongiorno, vedi, un bel centro tavola devo comprare per Natale. Posso riprendere, sì? Come no? Facciamo pubblicità, certo, su YouTube. Che belli. Ma sono fatte a mano tutte queste cose? Sì. Caspita. Sono appoggiate, non so, no. Beh, il tronco di legno. Ma qui c'è il tronco. Forma di papagliaio. Bello, guarda questa, che carino. Quanto vengono? Ah, c'è scritto, scusami. No, ho visto, ok. Quello che hanno a composizione. Certo. La sua incorteccia, che è quella comunque si può sempre riutilizzare. Sì, infatti è carino. Però ci conviene dopo al ritorno, perché sennò ci dobbiamo portare tutte le buste dietro. Bello. Tu a me ancora sì, gli dai un po' d'altra la bella strada? Sì, adesso gliela do. Mio marito si lamenta perché non lo porto in giro a vedere i posti. Vai, facciamo assaggiare un chicco d'amarena, sti ragazzini. Sì, magari si mangiano. Facciamo assaggiare al papà che gli piacciono le amarene. Queste sono quelle dolci dolci. Vai papà. Papà, forza. No, prego, prego. Il cucchiaio è pulito. Dice mia le stelle. Sì, ma questo freddo è bello, bello. È bello quello, papà? Io canto due dolci e basta. Assaggiamo. Assaggiamo. Prego, signora. No, io no, grazie. Non mi piacciono le amarene. Ho provato, grazie. Buone? Buone sì.
A me ma dai quell'anno vicina. Ah, questo poi so, vedi il viscio, la visciolata. Dopo falla pagare anche la qui ragazzi. Non mi capisci. Non mi capisci. Questa c'è suo marito. Sì. L'assaggia, la compro subito la bottiglia. Abbassate. Visciole. Visciole? Questa è una Paola. Dopo mangiato. Le 10 di mattina. Non lo di no. Facciamo finta sono le 3 del pomeriggio. No, le 10 di mattina, 10 e mezza di mattina, tanto se non col pullman non lo guido io, quindi. No, che anche te, tu non puoi bere quella. Marco, vuoi? Noi siamo. Allora, abbiamo visto la bancarella del miele. Buonissimo. Vendono pure panettoni artigianali. Andiamo amore, che io che sto a congiurare le chiappette. Ok, adesso siamo arrivati all'entrata del castello, entriamo, va. Allora, eccoci qua. Adesso non riprendo più perché c'è gente. Questa è l'entrata, eh? Andiamo? Dove si parte secondo voi? Da qua? Si farà il giro penso. Andiamo Valentì? Ah, vediamo un po' questo, questo è proprio tutto il castello in miniatura. Castello di una volta. Questo è il castello di Ah no, questo è il castello di Rotterdam. Nonno americano di ieri, dove trovo la donna per la ricerca del Sacro Grale per le famosissime storie e leggende. Ma io non vedo, io non vedo. Ma che amore. Andiamo. Moto fa vedere le da là forse no? Da là c'è una felicità da là. Andiamo? Guarda che carine queste cose. Volevo il capisco io. Perché? Sì, ci mancava solo il cane. È belli? Belli, vero? Non si toccano belli. Oh, lontani che sto di vetro. Non ci metto dietro sopra che lo cionco. Ora che belli sti tagliari. Porta di mutine. Qua ci stanno quasi. La trottola. No, il portadentini è carino però, eh. Dai, ma no, amore, prendilo, te prendo. No, uno ci mettiamo tutti, uno oh, ci mettiamo tutti. Vale per tutti. Prima che lo riempi. C'è ragione, dentro i denti qui ci stanno dentro. Guarda io, che belli, tutti i giochi in legno. No, il portadentini, ma visto in vita mia è una cosa bellissima proprio. A me mi piace io. Metto qua te, tanto c'è spazio. Sette. No vabbè, guarda che carine le cose del presepe. Vai, tira, dammi a mano. No, guarda che bello. No vabbè, questo è tutto fatto a mano, mi sa. Sì, realizzato da questo qua. Ma che ti alzo? Ma guarda la fontana che abbiamo messo noi in chiesa. Bello, eh? Sì. Guarda quello tutto fatto. Questa però è proprio la stalla. Là c'è la stagione di crescia. Poi c'è quella. No,
Io sono vegana, mo. La crescia vegana. Si mangia le cresce e crepo le sfogliate senza uova. Va, comprato il la liquirizia, liquore alla liquirizia, che abbiamo comprato? Abbiamo speso troppo. Solo da mangiare il tenne i soldi. No, poi vado al dentino. Guarda che bello qui. Posso riprendere? Ah, non è vostro? Ah, vabbè, penso che tanto... Ma è bello. Già sono stanchi loro, adesso abbiamo iniziato. No, che bello. È lungo anche di questi. Guarda che carino questo dentro il... Posso riprendere? Bello questo, questo è un tronco, ma guarda che carino, che bello. Cellulare pure in vendita. Sì, anche quello. Cosa, ah no, perché questo vedi, non è qui per caso, eh. Ah, che lì prende, ah no, c'è qualcosa. No, no, si vede la lavorazione. Ah, ecco perché. Non mi sono dimenticata il tablet, che era un po' meglio, ma ho pazienza. Quindi questo avete fatto tutto voi? Sì, tutto lei. Porca vabbè, miseria, vabbè, che bravo. Oggi fa spiritosa oggi. Non dai. Parlare, ma andate su YouTube, lo dico prima. Sì, bene. Faccio pubblicità. Bravissima. E allora riprendi anche questo. Queste signore fanno tutto a mano. Guardate che brave. Spettacolare proprio. Ma pazienza, mi sa. Quello che ci manca a noi. Sì. Di qua basta bere, eh. Io ho bevuto pure troppo. Andiamo, Valentino? Eh? No, basta bere, amore. Se cominciamo adesso, finiamo poi. Grazie. Dai, è bello. Buongiorno. Che bello, mi piacciono. Che mi piacciono troppo questi fatti sui tronchi d'albero. Sì. Guarda questo dentro la lanterna, che carino. Sto vlog mi viene lungo, penso, un'ora. Bello, eh? Allora ragazzi, noi siamo usciti dal castello, abbiamo visto un po' di bancarelle e adesso stiamo facendo un buonissimo aperitivo. Io uno spritz, un apro spritz e il mio amore un Campari spritz. E i bambini mangiano le patatine. E io no. Ah, ecco Viola con il suo bellissimo giacchetto. Fa freddo ragazzi, troppo, però c'è il sole, quindi contrasta un po' il freddo. Vabbè, noi facciamo un aperitivo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Allora ragazzi miei, noi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, cioè abbiamo le panze piene e adesso stiamo aspettando il pullman che ci riporti alla macchina e poi ce ne andiamo a casa. Perché questo va a mangiare. Questo sì, noi stavamo salendo con piede sullo scalino e ci ha detto che doveva andare a mangiare, quindi niente, aspetteremo al freddo. E hai mangiato bene, Mio? Sì! Ciao! 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 Ciao.
niente, aspettiamo. Tu hai mangiato bene? Sì. Sai cosa mi metti qua? Io so. Sì, andiamoci, che deve mettere qui. Come al solito ci perseguita. Comunque qui si sta riannuvolando, guarda se non rinevica. Dove dobbiamo andare secondo voi? Andiamo solo da lui. Dall'altro lato? Andiamo dall'altro lato, dai, venite. Qua. Vieni. Vabbè, noi aspettiamo. Freddo e il campo si sta veramente guastando, secondo noi rinevica, chissà. No, già sta nevicando. Sui monti già nevica, è vero. Comunque la strada in pullman è breve. Sì. Scala la macchina. Ma ti avevo mangiato? Non toccare, metti, chiudi. Non è il fiore. Mia figlia sta merda. Ecco Valentino. Tutto un baguccato, cippo lippo. Vabbè, ci rivediamo in macchina, va. Ciao ciao. Dimmi. Ciao. Valentina. Da come potete vedere la location, siamo tornati a casa. Diciamo che siamo tornati già da un po', Perché sono le, lo dico subito, quale sono? Io subito. Sono le 6:40, siamo tornati alle 2:30. Abbiamo poltrito tutto il pomeriggio sul divano. Eccoci qui tutti e quattro. La famiglia 3.0, come ci richiama Andrea? No, i tre punti non lo diciamo. Diciamo solo due. Televisione. Vedete? Io potrò. Cellulari. E basta. E niente, penso che passeremo il resto della serata così, quindi noi vi salutiamo, grazie per averci seguito in questa giornata di gita. Salutate, ciao, ci vediamo al prossimo vlog, un bacio a tutti, ciao, bravo.